All'inizio del 1900 a Zurigo è stata creata una cooperativa che aveva come scopo fare una ristorazione per gli immigrati italiani a buon prezzo, eccetera. È durata nel tempo, è stata importante per tante persone, anche non per i lavoratori, perché è diventato un centro culturale. Abbiamo il presidente della cooperativa, il presidente, no? Della fondazione. Comenzoli, che è il pittore che in realtà ha decorato, partecipando sempre, non dall'inizio perché non c'erano, alla cooperativa, ha decorato le sale del ristorante che non è più nello stesso posto, ma è sempre in zona più o meno. Allora, invito subito Mario Barino, grazie per essere venuto a introdurci in questo, brevemente in questo ambiente che è quello del pittore che è stato oggetto dei filmati. Definiti di comunicazione virale, realizzati dai ragazzi della SUPSI che vi presenteremo fra poco. Benvenuto Mario. Grazie. E quando si parla di Comenzoli si parla effettivamente un po' del cooperativo, che è un ristorante antichissimo ormai, più di 100 anni che riuniva in qualche modo una folla di emigranti che cercavano di mangiare bene e di spendere poco. E questa cooperativa ha avuto una funzione importantissima durante la Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto anche prima, durante l'avvento del fascismo, perché in quei locali si incontravano personaggi di altissimo calibro della Resistenza, da Turati alla Balabanov, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso non voglio star qui a tediarvi su questa pagina storica che oramai è raccontata in vari libri ed è praticamente un pezzo importante della storia elvetica. Ringrazio qui la Fondazione Möbius, no? Che mi ha permesso di conoscere Comenzoli sotto un'altra ottica, quella dei giovani che hanno potuto sbizzarrirsi nel modo più, diciamo, più originale, sì, diciamo proprio originale, sulla figura, sulla pittura, sulle qualità umane dell'artista. Comenzoli si prestava a questa operazione perché? Perché anzitutto è stato un cronista di 50 anni di storia, ha raccontato attraverso i suoi dipinti buona parte delle traversie o delle fortune di una società che è cambiata e molto in questi decenni. Poi è stato anche il cantore dinamico delle dinamiche della società e quindi anche questo poteva in qualche modo invogliare qualcuno a soffermarsi su questo personaggio straordinario. Il mezzo digitale conferisce una vitalità anche più intensa ai personaggi di Comenzoli, no? Una vitalità che in qualche modo è insita in un messaggio di fratellanza, di umanità, che sicuramente molti di questi giovani che hanno raccolto questi filmati, che hanno creato questi filmati, hanno recepito. C'è qualcosa di estremamente importante nel lavoro di Comenzoli, che spazia attraverso varie generazioni e ne racconta i fatti più salienti, le storie più, in fondo, più intriganti, attraverso un linguaggio che è stato colto in modo molto puntuale da diversi partecipanti a questo concorso, no? Le figure di Comenzoli sono per esempio i Gastarbeiter, cioè i lavoratori ospiti, si chiamavano così, adesso non so, potremmo chiamare i lavoratori ospiti gli integrati, no? Della odierna società, della nostra società. C'erano nella pittura di Comenzoli a diverse fasi i giovani, che andavano dai giovani dei boys che vendevano
cioccolatini e sigarette nelle sale cinematografiche, che erano poi i figli, la seconda generazione degli emigranti. E poi ci sono stati, nell'ultima fase soprattutto, i no future, così vogliamo semplificare il messaggio, i no future, cioè i punks, i diversi di una società che in qualche modo cercava, di giovani che in qualche modo cercavano di estraniarsi dalla società dei consumi per un proprio idealismo. Vi è anche un straordinario lavoro di scavo in questi lavori per esplicitare i messaggi dunque che si irradiano dall'opera dell'artista. E da qui, no, la meraviglia che si manifesta nelle soluzioni scelte in questi filmati. Soluzioni molto, alle volte molto ardimentose, molto, in ogni caso sempre poco convenzionali, devo dirlo con molta adesione al lavoro fatto. E del poeta il film La Meraviglia, diceva una massima fin troppo ripetuta, ma qui proprio nei lavori che ho visto, diciamo che ci siamo in pieno. Si coglie attraverso un linguaggio nuovo, quello della dinamica della comunicazione virale, si coglie proprio un certo bisogno di affrontare le tematiche moderne attraverso un linguaggio estremamente moderno che in qualche modo, spero, colpirà i più distratti, anche i più distratti, anche un pubblico non sempre ben disposto nella rete, che potrà giovarsi di questi filmati per conoscere un pittore che merita veramente di essere raccontato in un modo non banale. Ecco, mi sembra di avere in qualche modo raccontato quello che dovevo dire. Grazie. Grazie Mario. Bene, cominciamo, si va di corsa. Però prima di cominciare presentiamo anche Vito Robiani, che ha fatto la supervisione di questo lavoro per il corso di comunicazione visiva della SUPSI. Supervisionare cosa vuol dire nel caso particolare? No, magari do due premesse importanti per chi vede questi filmati. Erano dei filmati fatti dagli studenti della comunicazione visiva della SUPSI. L'intento è quello di fare dei filmati per il web e di cercare la viralità, quindi sono stati pensati per un pubblico dei social media, e anche i formati, i metodi sono stati applicati anche per questa promozione, quindi non vedete dei filmati fatti per una proiezione, ma dovete immaginarli proprio per il web. È stato un corso di 9 giornate di lezione dove i ragazzi appunto imparavano anche a utilizzare il mezzo audiovisivo finalizzato a questo scopo, in collaborazione con la Fondazione e con i Premio Moebius. Grazie mille, io invito i miei studenti a presentare i loro lavori. Allora, la prima presentazione, grazie Vito, la prima presentazione di Nadine Kuranz. Non sei romancia? No. Tedesca proprio. Nadine Kuranz, Mario Comenzoli, La dinamica della vita. Vuoi introdurla in qualche modo? Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Nadine Kuranz. Per presentare i video che andremo a vedere, i miei compagni ed io introdurremo i nostri progetti attraverso tre parole chiave che non sveleranno troppo il nostro intento, e al termine del video discuteremo meglio la parte virale. Per quanto mi riguarda, le mie tre parole chiave sono biografico, sintetico e accattivante. Buona visione. Lui è Mario Comenzoli e questa è la sua vita. Conosciuto artista svizzero, esponente del realismo pittorico, Mario nasce a Lugano nel 1922 da Albino, operaio anarchico originario della Toscana, e da una sarta luganese, Enrichetta Isella, morta pochi mesi dopo averlo messo alla luce. Viene cresciuto da due sorelle romagnole, Palma e Giovanna Ghiraldi, che lui stesso definisce come le mie due mamme.
Grazie al suo talento, nel 40 Mario ottiene una borsa di studio dalla città di Lugano. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale decide di recarsi a Parigi, città dove entra in contatto con Miró, i fratelli Giacometti, Poliakov e dove viene influenzato dall'affascinante universo cubista di Picasso. Si trasferisce successivamente a Zurigo con la moglie Hélène Frey, dove in un museo espone tutte le sue tele parigine, un grande successo. Dipinge poi i lavoratori in blu, operai immigrati dal sud chiamati così per i loro abiti da lavoro. Negli anni 60 e 70 si avvicina a temi attuali come la rivolta dei giovani, il consumismo e l'emancipazione femminile e dipinge poi la serie Disco Virus. Alcuni anni dopo, negli anni 80, a Zurigo vive la rivolta dei No Future, dove i ragazzi davano vita nelle piazze a proteste contro la società borghese. I punk entrano così a far parte della sua pittura, presente ormai in numerosi musei svizzeri. Mario Comensoli si spegne nel suo atelier della Russostrasse nel 1993. Vorrei dire ancora soltanto due cose. Appunto, per me era molto importante, tramite questo video, far aumentare la fama di Comensoli attraverso i social media che ho utilizzato appunto per la promozione virale, quali Instagram, Facebook, YouTube e WhatsApp. E ho notato che appunto Instagram ha funzionato molto bene e mi ha dato anche la possibilità di interagire con appunto i miei followers in questo caso, ma in maniera molto diretta e semplice, soprattutto attraverso le Instagram stories. E voilà, spero che vi sia piaciuto. Grazie. Nadine Curans riceve un diploma di partecipazione, come tutti gli altri studenti ovviamente. Dopo faremo una fotografia tutti assieme, magari facciamo la consegna anche tutti assieme dopo, è inutile allungare questi tempi. Allora, Mattia Della Mora, sei già qua, bene. Il cambiamento inizia da te, questo è il titolo che hai dato al tuo filmato. Buongiorno. Mi chiamo Mattia Della Mora e le tre parole chiave che ho scelto per il mio video sono attualità, cambiamento climatico e contributo. Ecco, allora, due parole magari su quello che concerne l'aspetto virale di questo video. Penso che la particolarità del lavoro che ho fatto, della scelta che ho fatto, è stato quello di produrre il video in funzione del movimento Fridays for Future, che è appunto questo grande movimento sul cambiamento climatico che è stato promosso dai giovani. E ho fatto un po' il video in funzione di questo, perché anche per dire, durante il lancio ho deciso di concentrarmi sulle comunità pertinenti, ovvero ho cercato di spargere il video in queste comunità attive nell'ambito del cambiamento climatico. Ho cercato di pubblicarlo durante uno di questi giorni di attività a Bellinzona e penso che questo qui è stato un po' la particolarità del video.
E l'hai pubblicato? Ha girato? Ha girato. È stato visto? Stai seguendo quanti? Allora, in Italia si tratta, penso, sulle 500 che sono state fatte. E bisogna moltiplicarla per qualche migliaio. Poi... Va bene, terzo partecipante, Giorgio Francolini, hashtag Common Story, giusto? Esatto. Buongiorno a tutti, sono Giorgio Francolini e i temi da me affrontati sono stati l'unione, il divertimento, la sensibilizzazione. E per ciascuna di questa parola ho realizzato un video, quindi saranno tre video. Grazie. I due ragazzi hanno confermato di aver acquistato l'ecstasy. Per la ragazza non c'è stato più niente da fare, è morta dopo 40 minuti. La usavamo a volte nel fine settimana per sballarci, hanno raccontato, ma non ci aveva mai fatto male. A finire spesso nelle mani degli spacciatori sono i ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Ha avuto un malore ed è morta dopo aver sciolto sotto la lingua un cristallo della potente. Sì, sarebbe anche il terzo, ma al momento non è la chiavetta. Quindi ce l'hai? Ok, quindi lo scopo che mi sono prefissato fin dall'inizio è stato quello di generare interesse e discussioni e appunto ho voluto trattare tre tematiche che l'artista comunque ha discusso nei suoi quadri decenni fa. E per quanto riguarda appunto la realizzazione, ho voluto legare volutamente, ho fatto questi video con tecniche di tendenza vintage, diciamo, e, per suscitare appunto delle emozioni, anche soprattutto con l'audio. E l'obiettivo anche iniziale è stato quello di mostrare anche l'opera dell'artista, appunto queste tre delle tante fasi di Mario Commensoli. E quindi ho voluto legare l'arte e le tecniche dell'artista. E, come molti miei compagni di classe, ho utilizzato YouTube, WhatsApp, Instagram e Facebook, inizialmente Instagram con delle stories per promuovere il video, e successivamente WhatsApp e Facebook mandando i video a dei target, delle personas specifici in base alla tematica trattata. E, grazie mille. Mi dispiace per il terzo video che non c'è. Non dovevi dire che c'era. Allora, bene, grazie a Giorgio Francolini. Adesso c'è Gaia Moretti. Gaia Moretti ha un titolo che è Mario Commensoli in About 50 Words. Perché di solito quando si dice in circa due parole uno parla mezz'ora, no? In 50 chissà. Va bene, vediamo. Buongiorno a tutti, io sono Gaia Moretti e per il mio progetto ho deciso di utilizzare tre parole chiave che sono immediato, dinamismo e ironia. Tuscany, orphan, Palmer and Giovanna, romance, hairstylist. Self-thought, Zurich, Paris, Charlie Chaplin, Helene, Helm House, critic, anarchist, realism, Guido Gonzato, Picasso,
Immigration, South Italy, blue workers, Rome, social, Italy, Lugano, Bellinzona, 1968, students, uprising, Robin Hood, pop art, cinema, feminism, colors, new commensale, Rasastras 59, disco, John Travolta, cursed angels, happiness, punks, 1990, drugs, anti-consumerism, alternative, no future, Kunstraus, loneliness, 1993. Allora io per il mio progetto ho deciso di utilizzare questa similcarrellata di immagini affiancate a delle parole, perché ho sempre pensato che nella società ad oggi siamo super abituati a vedere delle immagini in pochissimo tempo, la nostra soglia di attenzione è veramente calata, e di conseguenza ho optato per creare un video dove il fruitore fa un full immersion nella vita di Comensoli, abbracciandola a 360 gradi, e per ampliare, crescere l'immediatezza di questo di questo contenuto, ho deciso di affiancare appunto le immagini, che tante volte sono ironicamente conosciute con personaggi famosi, come per esempio abbiamo visto, a delle parole, appunto per velocizzare e dinamicizzare di più il progetto. Grazie. Grazie. Quinta, penultima, Letizia Pesce, il tuo filmato si intitola Comensoli è East, sì, perché hai fatto le tre lingue nazionali, sì. No, ufficiali. Ufficiali romancio, che qui il romancio non lo trovo oggi. No. Buongiorno a tutti, sono Letizia Pesce. Le tre parole che mi hanno aiutato durante il progetto, che mi hanno ispirato, sono persone, realismo e attualità. Zürich erlebte die ersten Straßenschlachten seit Jahrzehnten. Continueranno a lasciare il segno della loro esistenza. Mette a scire giù e marcia avec tu. Te non sei un patron. Te non sei chi non ci ha parlé cuglia. E sei sale di un po' di scire giù. O te non tu sa. Grazie.
brevemente, appunto, il mio intento per questo progetto era confrontare due realtà, quella vissuta e rappresentata da Comensoli e quella di oggigiorno, la nostra. E ho voluto dare voce comunque agli sguardi dei personaggi, raccontando cos'è Comensoli, presentandolo soprattutto sulle piattaforme come Instagram per i giovani. Infatti, come avete notato, il formato è verticale perché oggigiorno chi di noi non ha uno smartphone, che è il mezzo più immediato per la comunicazione e la fruizione. Ecco. Grazie Letizia Pesce. Siamo all'ultimo filmato, è di Naomi Sabato. Si intitola La bellezza della diversità, vero? Sì. Hai una tua introduzione. Grazie mille. Allora, le mie tre parole chiave sono diversità, valorizzazione e arte. Vorrei spendere due parole inerenti appunto al concetto dei video e sulla questione viralità. Il concetto dei miei video si basa su uno dei tanti talenti di Mario Comensoli, ovvero quella di valorizzare la bellezza e la particolarità dei soggetti, considerati più facilmente diversi dalla società. Per raggiungere la viralità ho utilizzato diversi social media, dove ho pubblicato, diciamo, alternando foto dell'artista oppure delle sue opere e in seguito i video, creando così una sorta di miniserie. E diciamo che ho potuto riscontrare un esito molto positivo, riuscendo anche a raggiungere un target molto giovane. Grazie mille. Grazie. Allora adesso facciamo questa cosa qui, obbligata, sono i diplomi di partecipazione per la fotografia, tutti insieme direi. Quindi richiamiamo ancora Nadine Curanz, Mattia Della Mora, Giorgio Francolini, Gaia Moretti, Letizia Pesce, Naomi Sabato, gli studenti del corso di comunicazione visiva della SUPSI, che sotto la supervisione di Vito Robiani, hanno realizzato questi contributi destinati, diciamo, a una diffusione definita virale.
comunicazione virale che ha delle sue regole, ma non esiste ancora una ricetta.